Quali prospettive di futuro hai? Ogni tanto il passato ti ritorna in mente o vivi il presente come non fosse successo niente? Ad essere sincera, io vivo il presente in maniera buona perché ho accettato, ecco, questo è importante da dire, ho accettato il mio passato turbolento, il mio passato di malattia. E prima di tutto l'ho analizzato questo periodo di malattia e da lì ho capito che potevo farcela, risollevarmi. Mi sono risollevata e io porto avanti la mia personalità, il mio cammino con il mio bagaglio di passato, però non è che mi faccia male, che mi chiude la strada per andare avanti, è il mio passato, è il mio passato e devo farlo accettare anche agli altri, perché il presente lo vivo in maniera positiva e adeguata con le altre persone, come parlare, come saper interpretare i discorsi delle persone e così via. Non avere paura del proprio passato, perché se lo si prende in mano, lo si analizza, se ne viene fuori, lo tieni perché ti insegna a maturare, ti matura. Il futuro come lo vedi? In questo momento mi sento molto propositiva e ho anche delle aspettative buone per il futuro. È per questo che lotto, ma non sognando. Come tutti, avendo la speranza e una fede che ti dà certezza.